così, Adolfo. Già di ritorno a Venezia? Cosa? No, niente, cara, non devi dire ancora a Venezia, perché me non so più partire dall'altro ieri. I tuoi amici scalpellini in brattatele mi hanno trattenuto per forza. Mi hanno portato in giro, mi hanno fatto bere come una spugna e mi hanno fatto spendere un mucio di scheifi o ai decani. Intanto a Treviso mi aspetta persone serie, persone d'affari, che forse sono venuti apposta dalla campagna per vedermi. Io avevo fatto capire loro che sarei tornato domenica stessa. Ma... e siamo già a martedì, capisci? Non preoccuparti, il mondo cammina anche senza di te. E anche il piccolo mondo quieto di Treviso. Sì. Oh, senti, cara, senti, dimmi un po'. Guarda, cara, che non garantisco niente, perché ero fra una nuvola di fumo di sigari e un tintinnio di bicchieri che figura. Ma insomma, così, fra un goto di vino e l'altro, mi è parso di aver sentito dire che hai comperato un quadro all'esposizione. Un quadro di prezzo, sbaglio? No, esatto. Ah, un quadro del Frecci. Sì, 6.000 franchi. Ah, sì? E dove lo metti? Lo metto in casa tua, te lo regalo. Cosa? Ti te lo regali a me? Un quadro da 6.000 franchi? E cosa me ne faccio? Lo guardi. Oh, beh, no. E quando l'ho guardato? E lo torni a guardare. Vabbè, almeno non capisco niente, cara, proprio non capisco niente sul serio. Ma dimmi almeno zero un quadro di valore. Lo sai, 6.000 lire. Ma no, vi domando se è bello. Ma? Come va? Un 3x4. Cosa? Sì, un 3x4. 3x4, 12. Mi domandi se è bello, io non me ne intendo. E ti rispondo quello che è sicuro. Che è 3 metri di lunghezza per 4 di larghezza. Ostaria! E dove lo metto? Ma non lo so, dove ti pare. Rappresenta 3 fanciulle al bagno, mettilo in bagno. 3x4? 3 fanciulle al bagno? Ma figurati, cara, nel bagno c'entro appena io, ti puoi immaginare se ci stanno anche 3 fanciulle. Guarda, almeno capisco proprio niente, Sasto, ma io vorrei sapere perché lo regali a me, ecco. Per farmi un piacere, non per farti, per farmi. Oh, per levarmelo d'intorno. Grazie, per giustificare, cara, in qualche modo un affitto. Senti, non capisco. Guarda, avrò dormito poco, avrò dormito troppo, ma mi sento tutto insieme io. Non capisco niente, ecco, non capisco. Proprio. Capirai più tardi se ce ne sarà bisogno. Dimmi una cosa piuttosto, ti fai battere tu? Perché? Che pessimo. Ti risponderà una domanda con un'altra domanda. Ma sì, mi so battere. Diamine. Almeno quando ero giovine sapevo tirare di scherma. Osteria, dico. Ero sottufficiale. Bene, ti potrà essere utile. Tu sei il mio solo parente. C'è il caso che tu debba batterti per me. Mi? E perché? E con chi? Ma forse con nessuno. Forse sai, con il pittore Frecci. Cosa gasto? Dietro vieni qua. Senti, ascolta. Cosa con Frecci? Ma dimmi su, dimmi, ma come mai? Gli compri un quadro, lo paghi 6.000 franchi e temi anche che ti possa sfidare, no, che ti possa, che mi possa sfidare a duello. Sì, ti ho detto che non c'è niente di sicuro. Ieri è venuta qui la baronessa, no? E io gli ho detto il fatto mio da uomo a uomo. E lei può averlo riferito al suo amante. Ah, ecco perché dunque il Frecci è proprio il suo amante. Perché hai qualche cosa in contrario anche tu? Mi, figurati, cara. E se lei manda lui, io mando te. Mando si intende per modo di dire, poi all'ultimo momento una soluzione si trova. Ecco, vedi cara che cosa si arriva a voler fare da uomini quando si è donne? Che al momento decisivo bisogna mettere nelle peste qualcun altro. Ecco il bel risultato. Hai paura? No, ma non è una cosa piacevole, ecco. No, tu hai paura. Ma no, che paura, figurati se ho paura, mandemo. Hai, non ho paura, ma un male alle reni, ecco. Ma poi sei lo satre di uso, santo. E sì, c'è poco da ridere, caro. Altro che liquidatore, invece di liquidare gli altri, mi liquida me. Ma non ti preoccupare, io te l'ho detto soltanto per vedere su chi posso contare io. Sì. Tu te ne tornerai alla tua bella Treviso e chissà che non ti segua anch'io. Sì? Sì, non a casa tua, non preoccuparti. Non comprometterò la tua fama di uomo maturo e morigerato. In una pensione, in un albergo. Sono stufa di Venezia. No, ma cosa dici? Non muoviamo essere tanto bella con la luna. Sì, perfino troppo bella, troppi palazzi, troppe baronesse. Troppi pittori. Forse tutto troppo. Trovami una casa con un giardino, un orto.
Io qui mi intristisco, mi melanconisco. Venezia è tutto un sospiro, io ho bisogno di respirare, non di sospirare. Ho bisogno di un po' di cielo, di un po' di verde. Un po' di verde autentico, non di verde dipinto. E poi chissà, Venezia è troppo bella, è troppo ricca. Quel po' di bene che potrei fare, che non ho potuto fare finora, si sperde. Mentre invece in una piccola città potrei dare la mia attività utilmente, potrei spendere il mio denaro utilmente, non so, fondare qualche scuola. E trasformarti, insomma, tornare ad essere una donna come tutte le altre. Ma sei uno sciocco. Caro, chi è? Chi è il signor Tognozzi? Oh. Ciao. Ciao Mario. Ieri mi hai trattato male, ma non ti servo rancore. Ciao Adolfo. Bene, siete già al tuco di presto. Siamo già al tuco. Gli abbiamo fatto quest'onore ieri sera, dietro un'abbondante largizione di frutti di mare e di vino bianco, del tu, come se fosse un artista o affine. Mentre non è che un contabile, liquidatore, di Treviso per giunta. Ah, senti un po', Mario, ma è vero quello che mi hanno detto ieri alla segreteria della mostra? Sì, 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 mi rovino per Frecci, sono l'amante dei Frecci, tutto quello che non si dice è tutto quello che si dice, guarda, purché non se ne parli più. Scusa, non credo. Ecco, non credevi, ma adesso l'argomento è esaurito, eh? Parliamo d'altro, vuoi? Va bene, parliamo d'altro, gli hai detto? No, mio caro, non ho detto niente. No, no. Ti dico io. Veniamo con un gradito incarico. Tra un'ora Dainelli, Adolfo ed io andiamo... No, che andiamo, non andiamo niente affatto. Stasera torno a Treviso, ecco. Zitto la ragioniere. Tra un'ora Dainelli, Adolfo ed io andiamo a fare uno spuntino nello studio del pittore Carobi, che festeggia la sua nomina cavaliere. Pensa, l'hanno fatto cavaliere quel somaro. Il pittore Carobi terrebbe ad avere fra i festaioli anche tu, ci vieni? Perché no, volentieri. Ti passiamo a prendere. Va bene, passatemi a prendere. Sfoggerò un vestito nuovo, il tailleur più maschile che sia stato mai fatto per una donna, tanto per fare un piacere qui ad Adolfo. Andremo via lo scemo e tornare a Treviso. Domani, stasera tu vieni con noi. Stasera tu rimani a Venezia. Ma povero il mio studio, poveri i miei clienti. Domani, titola la ragioniere, prevedon di Treviso. Allora, fra una mezz'ora o poco più ti passiamo a prendere, ma non stiamo a salire, no, chiamerò laggiù. Ma anche questo poi, insomma... Non temere, non brontolare, quando si chiama da giù si dice Mario, non si dice Maria. E lei che è più intelligente di te, scende. Abbiamo il vivere del mondo noi, non siamo mica ragionieri di Treviso. A più tardi! Ma non se ne manco telegrafare! Va bene con me, andiamo insieme all'ufficio telegrafico. Sì. Non ti mollo, con Dainelli. E come? Buongiorno, signor Barone. Prego, come va? Bene, bene. Signor Barone, mi ricordi alla baronessa? Sì, grazie. Andiamo. Ma si pare vengo. Mia cara amica. Caro Barone, come va? Bene. Accomodatevi. Baronessa è stata enchanté di vostra amabilità. Ma davvero? Sì, io prevedevo, perché voi incantate tutti, siete piccola sirena. Se io avessi poco, dico 30 anni meno, vi farei la corte. Ma cosa avete? Non so di tumore, siete sofferente? No. Ah, bene, perché voi non dovete soffrire mai. Perché quando si è giovani come voi siete giovani, tutto bello, tutto pieno di luce, tutto salute, no? Ora, sentitemi, domani sera io farei un piccolo ricevimento a casa mia, pochi amici. Baronessa desidererebbe avervi, verrete? No. Ah, perché avete già altro impegno. Oh, no, un altro impegno, ma non verrò. Ma perché? Baronessa è stata poco gentile con voi, non mi ha detto, sarei proprio disolato. No, barone, non è questo. L'amicizia, l'antipatia o la simpatia non si impongono e voi mi piacete, voi mi siete simpatico, ma
ma la baronessa non mi piace. Insomma, lei si è dichiarata enchantée di voi. Non è vero, ha mentito. Io mi dorrebbe se questa dichiarazione dovesse troncare i miei rapporti con voi, ma io non posso tacere i miei sentimenti e le mie impressioni. Qui da me troverete sempre una tazza di tè, una sigaretta, ma venire io a casa vostra no. Siete cattive, molto cattive, mia piccola amica. Non avevate bisogno di dichiararmi perché non volevate venire a casa mia. Bastava, diceste, non posso. Se non alla prima volta, alla seconda volta. Se non alla seconda volta, alla terza volta, ma avrei capito. Sono vecchio, ma non ancora perfettamente imbecille. Mi duole, però, non credetemi di avervi parlato così, ma... Non credo. Ma dovevo. Non credo. Silenzio, molto meglio silenzio. No, barone, io devo dirlo. No, non fate. Quello che volete fare, non fate. Voi avete già detto abbastanza. Permettete invece a un vecchio ciambellano di dare a voi uno consiglio buono in ogni occasione. Se siete dubitosa, non dire, non dite. Quando io sono entrato, voi eravate dubitosa. Dico, non dico, sì, eravate incerta. Ora avete deciso. E come Moscone picchiate il piccolo muso sull'astra di cristallo. Ma l'astra di cristallo sono io. Più duro di cristallo, se io non voglio intendere. E io non voglio intendere. Sì, 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 quello che volevate dirmi e non volevate dirmi, io so. Sì, so. Prima che sposassi e dopo che sposassi. Ora spiego, vedete, se voi passate davanti a un negozio di gioielliere, vedete un bello anello che vi piace, voi comprate. Qualcuno vi dice, attenti, rubano, ruberanno, se vi piace comprate lo stesso. E così io. Mia prima moglie, quella non mi ha tradito. Posso giurarlo, giuro. Sì, anche la seconda mi ha tradito, una su due, non posso lamentarmi. Fate una smorfia, eh? No, non sono cinico, mia piccola amica nemica, no. Vedete, mia moglie era uno fiore, era. Mi è morta fra le braccia. E l'hanno portata a casa con la testa sfracellata da una bomba, là a Mosca. Falciata come uno fiore di grano. E mi è morta senza sentire me che urlavo, apri gli occhi, mon amour. Quello è stato uno grande dolore. Ma perché l'avete sposata, quest'altra? Perché ho sposato? Perché no, non si può vivere di ricordi. Vedete, questa donna mi piaceva molto. Mi aveva dato alla testa, ma non voleva saperne di me. Bisognava o niente. Prendere o lasciare, come dite voi. E allora ho preso. Sì, sì, voi dite che ho fatto male. No, no. Non ho fatto male, perché bisogna tutti abituarsi alla vita, dallo zar all'ultimo mugi. Vedete, se voi amate qualcuno... Io? È un'ipotesi. Se voi amate qualcuno, comperate, ascoltatemi, siete ricca, comperate. Io ho comperato mia moglie ha comperato titolo baronessa. Finché si compera, si è vivi. Quando sono altri a comperare, tutto è finito. Il signor Feci,
Che aspetti? No, sia per me, fate passare perché io vado. Suonerò. E voi avete comperato quadro dello pittore Fritti, no? Io al posto vostro avrei comperato lo pittore. Buonasera, barone. Buonasera. Perdonatemi se vi ho dato un dispiacere. E se ci tenete proprio che venga a casa vostra, verrò. Grazie. Volete darmi un bacio? Così. Uno dall'altra parte. Grazie. Anche questi comperati. Comperati con consiglio. Consiglio dello pittore. Buonasera. Con la baronessa e ho saputo. Oh, bene. Bene, molto bene. E che cosa ti ha raccontato la baronessa? Il vostro colloquio di ieri. Come si è svolto e come si è chiuso. Mi ha riferito il vostro dialogo, finissimo. Soprattutto il tuo saggio consiglio, quello di lasciarmi in pace. O in altri termini, di piantarmi. Neghi di aver detto così? No, non nego. Io vorrei sapere di che cosa sei andata ad immischiarti tu. Perché ti sei intromessa fra me e lei? Io ho parlato perché sono stata provocata a parlare. La baronessa di Krubelice, senti con quanto rispetto le do il titolo affittato, ha mostrato di sapere che io sapevo. Mi ha provocata ieri. E d'altronde tu eri in pericolo. E ho parlato per giovarti. Ho creduto di giovarti, per questo ho parlato. Ma io non avevo chiesto il tuo intervento. E che importa se io lo ritenevo necessario? Su 100 malati almeno 10 chiedono al chirurgo di tagliare. Il chirurgo taglia senza chiedere. In certi casi l'amico è come il chirurgo, non richiesto, ma necessario. Ma io mi domando quello che si sarà chiesto, sia pure senza dirtelo, la baronessa. Perché fra tanti amici ti sei accesa, turbata, propriamente tu che sei un'amica? No, me l'ha detto, non temere, tutto mi ha fatto capire, tutto mi ha detto. Perché? Perché i tuoi amici non hanno il coraggio di dirti quello che ho il coraggio di dirti io. Ti ammirano, ti vezzeggiano, poi dietro le spalle ti deridono. Tutta gente che non ti vuol bene. Guarda un po', non ci sei che tu. Forse, o perlomeno io non te ne voglio molto più di loro. No, comunque con la tua intromissione non hai mutato nulla. La situazione è rimasta quella che era. Ci siamo detti delle parole aspre, ci siamo lasciati per oggi, ma torneremo insieme domani. Affare tuo? Ti piace guazzare nel passato? Guattaci, caro. Bada, sai, sei una donna, ma ne abusi. Ti consiglio di tacere. Ma sì. Pretendevo la tua riconoscenza. Ma sì, ho sbagliato. E d'altronde è tutto troppo presto. Hai ancora gli occhi bendati. Ma non supponevo un tono simile, una sprezza simile. E ho sbagliato, va bene, ho sbagliato, ma ho sbagliato nel giudicarti, guarda. Tu non meriti un centesimo più di tutti gli altri. E questo mi addolora e mi brucia più che tutte le tue parole da ragazzaccio. Che bestia. Dici a me? No, dico a me, che bestia. Non potendo battere il cavallo, ho battuto la sella. Ho rancore con lei e me la prendo con te. Sono debole con lei e faccio il prepotente, il soverchiatore con te. Mi dichiaro in colpa. Facciamo la pace. Vuoi che facciamo la pace? Figurati. Beh, figurati non dice abbastanza. Devi dire...
Sì, facciamolo. E poi? Poi niente. È tutto. Torniamo amici come prima. Ti va? Dammi la mano. E non ti puoi muovere, non ti vuoi voltare. Tu, vedere gli occhi se mi servirà ancora. Su, voglio vedere, sulla testa. Lacrimoni. Piangi. Per me. Ti sei sentita offesa. Povera la mia Maria. Eh sì, Maria. Perché io se mai ho offeso l'amico, il compagno, ho offeso Marco. Ma chi piange è Maria. Mario è uomo e non sarebbe così suscettibile, così sensibile. La lacrima invece è donna. Ed è per questo che mi vergogno. E mi sforzavo di nascondere il viso. Hai torto? Perché nasconderti? Chi piange è Maria? E Maria non la conoscevo finora, si può dire. Tu hai fatto di tutto per nasconderti. Sei come una persona nuova per me. Di la verità, sei gelosa. Eh? Sei stata gelosa. Tutte le amicizie sono gelose come gli amori. Le parole stesse, amicizia, amore, hanno il tema comune. E come le parole anche i sentimenti. Poi si dividono quando si dividono o poi si confondono. Vero Maria? Tu mi vuoi bene, veramente bene, lo so. E io ho avuto torto, torto marcio a trattarti con asprezza. Mi pento. Ecco, mi pento. Lasciati asciugare gli occhi. Senti. Senti, ti chiedo scusa. Sono stato un brutto cattivo, vero? Uno zoticone che ha stretto troppo forte una piccola bimba e le ha fatto male. Ma tanto male t'ho fatto. Ma io non sapevo, non volevo, non credevo. Ma perché piango? Piango perché ti perdi. Perché ti sciupi l'ingegno, perché ti guasti il carattere. Lo so, non parliamo di più. Vedrò di dare uno strappo e di liberarti. Le altre volte io non mi sono mai detto veramente basta. E soprattutto non ho mai voluto finire. Senti. Io adesso ti dico una cosa. Tu mi hai prestato i soldi. Ecco, io il quadro te lo regalo. E io lo accetto. Ma ad un patto. Che sia un regalo di nozze. Sposami. Cosa dici? Sì, ho detto sposa. No. Risposta pronta e chiara. No, per una ragione che vale 1 milione. Capisco, ma tu hai la tua arte. E poi perché? Perché io ti voglio bene, ma forse... non ti amo. Sarebbe troppo bello. Se tu mi amassi mi avresti detto tu sposami. Non te l'avrei detto io. Ma se vuoi io... Io non sapevo, non ti conoscevo, per me eri l'amico, il compagno.
Eri un'altra cosa. Un momento fa ti vergognavi di piangere. E perché? E lasciati vedere, amare, così come sei, senza quella maschera che ti sei messa e che ti nascondeva. Io non ti sapevo, non ti conoscevo. E neanche io mi sapevo, fino a ieri. Ieri sera io mi domandavo, ma che è che succede? Quando siamo rimasti soli, io mi sentivo. E non volevo, non volevo. Io speravo che tu te ne accorgessi. E temevo che tu mi accorgessi così e mi sentivo troppo vecchia, troppo bambina. Era come se avessi una veste nuova. Ma perché, mi domandavo, perché? Questo struggimento, questo dolore, questa felicità, questo desiderio di piangere e di ridere nello stesso tempo. Oh, non so, poi non so, non so dire. Sì, che sai dire. Tante cose sai dire, anche quelle che non dici. E sei una piccola madre. Mi sembra, mi sai levare di dosso 10 anni, i ricordi cattivi, le gioie torbide. Io non mi sono mai sentito così giovane, così buono come adesso. Chissà, forse inconsapevolmente mi avvicinavo alla crisi e mi affrettavo alla liberazione. Chissà, sai cosa mi ha detto quell'altra? No, te lo voglio dire. È bene che te lo dica. Dobbiamo dirci tutto ormai. L'altra mi ha detto, con la cattiva schiettezza dell'ira, che io avevo approfittato della tua tenerezza per... Ma non è vero. Io non sapevo. E se non fossi ricorso a te per aiuto, io non sarei nemmeno venuto a conoscere. Chissà. Ah, c'è una guida misteriosa che ci prende per mano e ci conduce verso la felicità. Chissà. Bisognava che io passassi attraverso il male, il peccato, per venire alla riva. Quello grande bene che da tanto tempo mi eri vicino e ti passavo davanti e per poco non ti calpestavo senza accorgermi, senza vederti. Fabio! 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 Non risponde. Mario non c'è. Non c'è più. Non c'è che Maria. La mia madre.